Buonasera, siamo qui con Giulia della casa editrice Nube Occio. Okay. Da quando è stata costituita la vostra casa editrice? Allora, la nostra casa editrice nasce in Spagna 7 anni fa, ma arriva in Italia solamente nel 2017, abbiamo quasi 2 anni l'anno prossimo. E arriva in Italia perché i due editori, Luisa Mavisca e Miriam Aguirre, che sono spagnoli entrambi, hanno sempre avuto un rapporto molto stretto con l'Italia per motivi personali, per cui hanno vissuto entrambi in Italia e hanno deciso di aprire questo ramo italiano. E che genere pubblicate? Pubblichiamo letteratura per l'infanzia, in Spagna ci occupiamo sia di albo illustrato che di narrativa per ragazzi, mentre in Italia solamente albo illustrato. E come selezionate i vostri autori? Su che base? Allora, per questa prima fase in Italia stiamo soprattutto traducendo tutto quello che era già stato prodotto in spagnolo, diciamo, una volta che avremo preso piede in maniera un po' più consistente qua in Italia, ci piacerebbe anche lavorare con autori italiani direttamente. Ad oggi abbiamo pubblicato solo un libro con un illustratore italiano, Marco Somà, che è abbastanza rinomato qui in Italia, però per il resto ancora no, stiamo andando piano piano. A chi affidate le vostre collane? Le nostre collane vengono gestite da Luis e Miriam, che insomma lavorano prima sulla parte spagnola e poi adattano quella italiana sul modello di tutto quello che è stato fatto in Spagna. Ad oggi abbiamo 3 diverse collane che sono Egalité, con cui trattiamo temi come l'uguaglianza ma l'importanza della diversità. Siamo 8, in cui vengono trattate storie più da ridere, insomma è un po' più poliedrica, diciamo. E poi abbiamo un'altra collana, Riccio Coniglio, che è proprio di questa serie di libri di Riccio Coniglio, che è una collana a sé stante. Quali canali di distribuzione usate per farvi pubblicità? Per farci pubblicità abbiamo account sia su Facebook che su Instagram, e la parte spagnola ce l'ha anche su Twitter, per diciamo che la promozione la facciamo in questo senso, e c'è il mio collega Giorgio Volpe, che si occupa di contattare le librerie, di proporre il catalogo delle novità quando esce e di pubblicare la newsletter. Quali programmi e speranze avete per il futuro? Ci piacerebbe strutturarci molto di più in Italia, nel senso siamo molto interessati a lavorare qui, e ci piace, abbiamo avuto un riscontro positivo per cui siamo molto ottimisti. E ad oggi non abbiamo ancora una sede fisica, l'unica sede fisica è a Madrid in Spagna, e ci piacerebbe appunto poterci stabilire in maniera più concreta proprio in Italia. E saresti pure disposto a collaborare con altre case editrici, a mischiarvi anche con altre idee? Sì, assolutamente, siamo aperti a tutto, ci piace insomma lavorare e diffondere cultura, questo che è la base dell'editoria, per cui siamo aperti assolutamente a tutto. Va bene, grazie. Grazie a voi.